È un no al razzismo, un altro no al razzismo, lo hanno detto anche i partecipanti alla tradizionale Corsa di Miguel, la maratona per i diritti e la solidarietà che si è svolta questa mattina a Roma. C'era per noi Marco Cosenza. La Corsa di Miguel non è soltanto una corsa, è una corsa per i diritti di tutti e credo che oggi la testimonianza sia grande. Oltre 10.000 persone insieme in corsa nel cuore di Roma per dare un messaggio forte. Al razzismo, no? alle discriminazioni e cerchiamo di insegnarlo anche ai nostri figli, che è la cosa che sono il nostro futuro. E via, buon viaggio a tutti! Verso questi 3 chilometri. Tanti i giovani, tante le bandiere dell'Unione Europea. Perché non c'è posto per il razzismo in Europa, però non bisogna essere silenziosi, bisogna dirlo ad alta voce, quindi queste manifestazioni sono le benvenute. Sono tutti qui oggi per difendere libertà e diritti. Tutti quanti noi in spirito di fratellanza dobbiamo garantirgli, ma dobbiamo garantirgli per un discorso di solidarietà, per un discorso che è un interesse comune e collettivo. Ognuno col suo passo, nessuno fermo di fronte a disparità e disuguaglianze. Partecipare cercando di sollecitare la coscienza civica per dire che lo sport è sicuramente messaggio di pace, messaggio di solidarietà, messaggio di aggregazione sociale.